Bene, può essere quel momento glorioso, ovviamente. Abbiamo molto più paura di Cefalino che di Leonef. Che Leonef lo vedo che proprio verrà bene tu. Cefalino, no. Good luck, ragazzi. Dobbiamo battere principalmente al leone con asso dama. Madonna, prego. Blu. Ciao, raga. Sto valutando qua quale potesse essere l'opzione migliore, però il flat. Il flat non mi piace. Fold nemmeno. Quindi. Ok, ottimo. Qua dentro andiamo a dove open showare. Con 2-2. Bello tranquillo. 20x effettivi, super standard dell'open show. Contando che sono dentro le taglie. Ok. Dai, i Dusses, sì, Max. 28 euro di taglie, ma non se ne frega nulla delle taglie, quello che conta è che abbiamo di nuovo 47 bui. 2 e 3 però sono 70 euro di taglie, è parecchio, solo che se ha una coppia siamo proprio morti. Vabbè, dai, devo che là. Vai, siamo al 33%. Dai, mamma mia, 70 euro di taglie, vamos. Vamos. E noi qua ci dovremmo giocare tutto in bolla. Perché sì, noi siamo felici di giocarci sempre tutto in bolla. Cosa c'è di più bello di giocarsi tutto in bolla? Niente. Snappa. Check così che ci bleffa river. È uscito il 10. Porca la troia. Non folderò mai. Ok, vamos. Il nostro primo anniversario, grandissimo Gigio. No, non salto nessuna live. L'unica live che salterò. Oh mamma mia, tantissima. Mamma mia, che flop. Bello proprio, morbido. Cecco da bravo pescatore che prova a lanciare la canna. Speriamo che fra Turner e River qualcuno agganci. Adesso andiamo a bettare. Non fatemi vedere i snap fold, per favore. Ma porca puttana, ho pure aspettato. Ok, siamo all-in. 100 left allo scoop da 50. Su open del chip leader. Aia. Va bene. Speriamo che lui fold, lui ci interessa. Ecco qua. Dobbiamo battere K Jack, oddio. Vediamo se qua ci riusciamo a rubare sto piattino. Non so se bluffare river se dovesse callare. Forse più no che sì. Ok. Vabbè, devo rimettere il microfono perché qua ci stiamo giocando tutto contro la Fabietto Poker. No, ci vediamo a vedere sta mano qua se riusciamo a vincere. Non riusciamo a vincere. Allo scoop da 125 euro. Ormai ci siamo giocati tutto. È fatta. Good luck, raga. K7, asso 8, quadri 10. Sì. Uff. Ok. Signori, abbiamo il buon Fabietto nevrastenico qua che va ad open showare. Buona fortuna a noi se lui showa. Oddio, good luck raga, dobbiamo battere invece a Josh. Asso 9, dai, hold. Sì,
Vamos, vamos, vamos. 555 euro nelle taglie. A 100 left. Meraviglioso. Perché dice 11, ma in realtà sono 2, 4, sono 5 tavoli. Perdono, l'ho zerato un po'. Fatto bene a chiedere. Ok, vediamo se Scifalino decide di sciovare, crollare, fare qualcosa. Chiama ed esce un flop di merda. Cercare, lui ha 20 bue e pot 13. Non voglio essere check sciovato. Quasi, quasi vieni tu praticamente. Cioè quasi senza vedere le carte. Anche senza il quasi, senza, stiamo sciovando 3-4 off, quindi sciovo davvero tutto. Forse 7. Ma non lo so. Siamo al 35 comunque. Morti. 3-4 magico. Che trovi, 3-4 mani di fila persa. Fa niente, abbiamo comunque 40 bue. Ragazzi, chiunque di voi dovesse essere interessato a migliorare il proprio gioco e a studiare, sappiate che personalmente ho studiato i corsi di Risio Reggi tanti anni fa, con i quali adesso sono diventato partner. La migliore scuola di poker che possiate trovare al momento online in circolazione. Per più info cercate nella descrizione. 12 euro d'Italia di sac. E anche 16 di fold, anche altri 11 di flack. Siamo tutti dentro, vai, perché non vedo proprio voi, ci divertiamo. Asso 2, 4, tutti quadri al flop. K, vinciamo tutto. C'è sto culo rotto. Vabbè, questo era un torneo da 50 euro molto carino. Va bene, siamo lì nel lot 50. Resciava Fold Aces, resciava Flack. Qua almeno, se non siamo in 4 non siamo felici. Ok. L'inizio è buono. Si tripla. Qua dentro andiamo a callare. C'è un 10, serve 7-8. Ho l'in comunque la mano. Good luck. Vabbè, no, in realtà non lo voglio mettere come occasionale perché alla fine lo shove ci cioè nel senso lo shove ci stava quanto teneva pochi bue. In realtà no, aspetta, non aveva pochi bue quanto teneva questo. Cioè, 12-13 bue teneva. No vabbè, teneva 11 bue, ci può stare lo shove. Là, soprattutto quando abbiamo due short stack alla nostra sinistra. Dai, 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 voglio farla così e voglio che vada come speriamo tutti. Cioè, almeno come spero io. Spero anche tutti voi. Vai, Crazy Rich. È il tuo momento di brillare. Almeno non c'è un asso. Certo, 7-8-9 non è proprio il flop che desideriamo, però it's ok. Noi qua il punto è che quando bettiamo e veniamo check raisati, già parliamo con i muri. Quindi direi pot controlliamo, checkiamo, se esce 6, se esce 10, la mano te l'avremmo persa lo stesso altar. Quindi pot controlliamo, gestiamo la grandezza del piatto. Questo già non va per niente bene. Non possiamo foldare, penso tardi. Ah, non va bene. Se
sarebbe stato più bello un 7 tipo River. Ma se lui betta, penso che dobbiamo fondare. Non lo so, ma cazzo faccio a fondare. Check, check, non andrò a voglio bettare. Teoricamente dovremmo essere buoni. Però value bet mi sembra un po' eccessiva. Anche se, cioè, set, perché 7-8 lui lo può avere poker race. Che decidi di cercare TAR. Cerchiamo, dai, la scelta più conservativa. Anche se sono super indeciso perché ho solamente fatto call pre-flop. Però no, vai, cerco. Disposti a giocarsi tutto, BBB. Se lui sciova, si gioca. Speriamo che esce pure l'altro. Bel K di cuore. È enorme. Non di cuore, quindi non siamo nazzi, però. Vabbè, va bene comunque. Sempre se River non è picche là. Ah, vabbè, là mi avvilisco proprio. Se sciova lo snap, se c'ha colore. Era uscito un turn strepitoso. Buono, buono. Troppo bello, ci sono 9 bui nel piatto. C'è un terzo di quello che abbiamo dentro al piatto, quindi il nostro asso dama diventa gemma. Speriamo che lui non vada a snap reshore. Poi c'è Barraro qua. Ok, snap fold, tu. Niente snap reshore. Vabbè, ok, dai. Oddio. Dama 10, madonna. Vamos, altri 130 euro di taglie. È un bel piattone che siamo andati a vincere. Ringraziamo il buon Varraro che ha fatto il suo contributo con la sua dama 10 frascito. Che mi fai pariare. Vai Romeo, fai all-in. Che veramente mi fai pariare se dovessi vincere contro di te. Romelow, ti aspetto al varco. Romelow, 5-5, asso 4, madonna di... Io odio questo gioco. Può essere che ci danno un'altra chance qua di prendersi di nuovo quelle. Allora, che si fa? C'è loro due foldano ovviamente. All-in o call. Ok, lui è big stack, potrebbe avere un po' di bluff che vanno così. Però noi abbiamo 400. No, no, raga, all-in. Perché abbiamo 400 euro di taglia, è super incentivato a chiamare. Ha messo già un quarto del nostro stack, un quinto, un 20%. Dai, su. Tutto dentro. Tommy, friend of stream, good luck. Giusto per il nostro mega stack siamo andati a sciovare. Cioè, per il nostro mega bounty. Cioè, se tipo lei mi è andata a tribettare jack-jack 10-10. Mica fold. Non folderà mai. C'è anche asso dama suited, asso capo, ma è tutta quella porzione di roba là. Quella non è roba che andrà mai a foldare. Va bene, arriva il bottone. Che betta. E noi ce ne dobbiamo andare a flottare. Vai, in posizione contro il giocatore occasionale. È sempre piacevole. L'unica cosa scocciante è sempre Fabio che con 10 bui se sciova ci mette in difficoltà perché teoricamente su all-in, fold, dovremmo callare, però 28 euro di taglia va a cambiare un po' la situazione. Come tal, può essere interessante. Sfortunatamente non va di nuovo check-check, però sicuramente non foldiamo. 4 devo callare, però porca puttana.
Ah, speravo facesse, sai, 8, 7, ma anche, se, anche half pot avrei foldato, però 4 chiamo, però mi sento proprio che mi gira quel 10 jack fracido, mi diceva tante tossicità, ma 4 buoi devo mettere. Questo è bello di giocare contro i giocatori occasionali che ogni tanto ti fanno quelle sorprese bellissime. Ok, molto bene, molto bene. Luca? Shova. Sarebbe stato bello, show di Luca e show nostro. Troppo deep per trivettare. A quest'ora, beccare un 8 flop è bello. È esteticamente bello, ovviamente non è mai facile perché deve essere un board monotono. Quindi comunque ce lo mette difficile. Però, comunque. Ah, un bello 3. Va bene, però ovviamente peccato. Però va bene. Bel asso 5-9 rainbow. Alepor 7003. Prendono i primi due, che è un torneo che io, quindi poi i primi due le zap se lo giocano con le taglie, che sono tantissime. E 4003 il terzo. Non ci interessa andarci a mettere in questi spot con 28 euro di taglio. Questa è una tragedia, questa è una tragedia. Perché questo chiamava, vedevo. Al flop non avrei mai, lui puntava, avrei sempre chiamato, tarne la monazza. Porca puttana. Questo è miracolato, non lo so. Poi il giocatore occasionale ce l'avrebbe date tutte. Ce l'avrebbe date tutte. Trivet foldare. Sai che se lui shove avremmo foldato. Good luck, raga, per 116 euro. Ti split. Va bene. 7-4 off, abbastanza da poter prendersi una sui 116 euro di Luca. Eccolo, vai Luchino, dai che ti distruggo. Non hai proprio chance, Luchino. Oddio, partiamo sopra. Non ci credo, dai, partiamo sopra. Blu 7. Che palle, però. Cioè, ho beccato. Incredibile. 7-4 off, ho beccato la mano che partivo sopra. Tutto interessante e soprattutto è divertente. È una scommessa, quindi gioco d'azzardo. Quello è l'unico progetto mio che c'è del gioco d'azzardo all'interno. Però è talmente piccolino, sai, quello sfogo che dici, ah, ma te diverti, fai pure tu sta cosa. Tipo qua mettimi sto 7, ci divertiamo. Pulito. 8. 8 non ci serve a molto. Però potrebbe cercare back. Non cerca back. Non posso. Gruppo chiuso. L'abbonamento è 10 euro al mese. O 100 euro annuale. Quindi alla fine è giusto per il Bonivan che ogni giorno mi manda i video su come si giocano. Perché ogni, a qualche partita tipo Serie C giapponese Under 19 di ping pong. Come cazzo l'ha trovata? Io non ho video di dove andarla a giocare. Andiamo a fare call, ci diamo un flop che floppiamo discretamente. Il 50k non lo fai vedere, quale 50k Donzello? No, ho solamente questo torneo, non sto giocando altro. Interessante. E dai,
da ragionare l'open shove se lui folda. Se lui apre, noi possiamo tranquillamente foldare. Se lui folda, abbiamo 17, 11, 11 e 89. Quindi direi che la mossa migliore da fare in questo caso è direttamente open shovare. Soprattutto dopo che abbiamo visto che ha chiamato così light, ovviamente a noi va bene. Sì. Si gioca. Bene, può essere quel momento glorioso, ovviamente. Abbiamo molto più paura di Cifalino che di Leonef. Che Leonef lo vedo che proprio verrebbe bene tu. Cifalino, no. Good luck, ragazzi. Dobbiamo battere principalmente al leone con asso dama. No, prego. Blu. Siamo pari. Siamo pari. Diventavamo chip leader. Ah, botto da chip leader, raga, botto da chip leader. Ma va bene, possiamo anche perdere, quindi. Quindi ok. Folle. Foldo dama di cuori. K di cuori, ho sbagliato di uno. Non va bene questo turn. Esce pure blu. Battiamo solamente dama jack se decide di non bluffare. Prende un qualcosa. Tanto questo dovrebbe sciovare l'antico any two, però quasi, quindi solo che lo teniamo segnato come occasionale. Sono molto più incline al call che al fold. Contro reg sicuramente è call, contro occasionale. Ok. Incrociamo le dita. Good luck. Si era fatto il nostro momento. GG. Peccato, vinceremo la prossima giornata. GG e buonanotte.